avevamo individuato già da tempo le testimonianze di un uso sacro di questo spazio. In età ellenistica sicuramente, fino alla prima età imperiale, ma anche con alcuni materiali rinvenuti negli strati più antichi che riportano a una funzione cultuale di questo settore anche in epoca fenicia. Quindi quest'anno diciamo abbiamo continuato chiaramente a cercare di ampliare questa visione sia degli spazi sacri ma anche di tutti gli spazi dello scavo. E ci siamo concentrati in questa parte dove le testimonianze di epoca romana si conservavano in pessime condizioni e stiamo scendendo in profondità. Questa che abbiamo davanti è una grande trincea, probabilmente di spoglio, di materiale edilizio. Noi pensiamo che qua in origine ci fosse un muro che divideva questi due spazi in età romana. A destra degli spazi che ancora vanno un po' interpretati, comunque degli spazi d'uso domestico probabilmente, mentre da questa parte riteniamo che ci fosse un corridoio che dalla strada e dal porticato consentisse di raggiungere le quote più alte da quella parte, dove praticamente continuavano questi spazi relativi al tempio o comunque connessi a questa fase edilizia. È interessantissimo anche per conoscere le tecniche edilizie, comunque i modi in cui si costruiva all'epoca dei Romani. Abbiamo trovato al di sotto di questo corridoio, sotto la pavimentazione, una sistemazione di canalette. La prima, quindi sicuramente leggermente più recente della seconda, realizzata con l'uso del legno e dell'argilla per chiudere le pareti. Al di sotto di questa canaletta, che evidentemente portava gli scarichi al pozzo che abbiamo qua vicino, al di sotto di questa canaletta una nuova canaletta, che è quella che vediamo. Una canaletta realizzata in pietre e mattoni crudi insieme, coperta in parte con pareti di anfore, quindi messe al contrario in modo da proteggere la copertura della canaletta, di cui abbiamo scavato appunto tutto il riempimento di sabbia, comunque di depositi antichi. E questo è interessantissimo proprio per capire tutta la sistemazione anche che rientrava evidentemente in un più ampio progetto edilizio. Quindi guardando un po' lo scavo più in generale, in questa strada, visto che abbiamo trovato anche un'altra canaletta ancora più in basso, possiamo un po' immaginare come doveva essere realizzata tutta la sistemazione idrica. Quindi in ogni a distanza diciamo studiato o comunque programmata, venivano posizionati questi pozzetti, probabilmente con lo sbocco al lato di un marciapiede. Un pozzetto è questo, uno è quello e l'altro si trova più o meno vicino al treppiede dello strumento. C'erano dei pozzetti che raccoglievano le acque che arrivavano dal pendio, quindi tutta questa discesa veniva sistemata a livello idrico in questo modo. Le canalette passavano sotto i pavimenti e poi andavano a sbucare nei vari pozzetti. Infatti in questo pozzo sboccano sia la canaletta da questo lato sia da quel lato. Adesso è coperta, però qui c'è un'altra canaletta che arriva da là sotto. Per cui anche a livello edilizio, comunque di tecniche costruttive, questo è un grande apporto sia per Sant'Antio come per tutto il mondo romano. Come al solito i materiali sono interessantissimi. Abbiamo ritrovato proprio stamattina i resti di una lechitos a vernice nera attica con la rappresentazione di un nuotatore, una lechitos che si data intorno al 430 a.C. e che quindi ci informa anche sui commerci che venivano fatti, che venivano intrapresi col mondo greco. E quindi se appunto probabilmente nelle città più importanti del Mediterraneo arrivavano e i pezzi più importanti, pian piano poi in ambito più tra virgolette provinciale si distribuivano tutta una serie di altri oggetti più o meno pregiati che poi andavano nelle mense dei personaggi più eminenti. Quindi anche qui sicuramente c'era una classe comunque abbastanza abbiente che poteva accogliere e acquistare questi oggetti. E poi abbiamo trovato alcuni altri reperti sempre riconducibili all'uso sacro, quindi una matrice molto bella di una testa femminile con anche i resti della capigliatura e poi tanti altri materiali che comunque diciamo non fanno altro che confermarci l'importanza del sito di Sulci, sia in età fenicia e punica che in epoca romana.
pratica stiamo facendo le operazioni di pre-restauro su un pezzo molto importante, che è questa lecchita ossatica che abbiamo ritrovato stamattina, e stiamo cercando un po' di vedere come si ricompone e ricostruire quanto è possibile, almeno per quello che può essere utile per il nostro studio. E cosa rappresenta? Allora, quasi si intravedono delle onde marine con un nuotatore di cui si possono vedere anche le braccia in movimento e la parte inferiore del corpo, con questa decorazione poi nella parte sottostante. È un vaso preziosissimo perché appunto proviene dalla Grecia e quindi ci fa capire anche la qualità dei i mezzi a disposizione anche degli abitanti di Sant'Antioco, quindi un vaso pregiato che potevano avere soltanto le persone certamente più abbienti. Il vaso rinvenuto alla periferia dell'area templare è una lechitos ariballica, quindi un vaso da cosmesi contenente unguenti profumati, è stato prodotto a Atene attorno al 430 avanti Cristo. Tutti i vasi attici che arrivavano in Sardegna dovevano passare per Cartagine, attraverso il controllo cartaginese, perché Cartagine era quella che ridistribuiva questi beni nelle sue colonie. Questa è un'anfora iberica dell'VIII secolo avanti Cristo. Quindi una novità? A Sant'Antioco è già apparsa, ma questa è apparsa oggi, quindi è fresca, è una anfora iberica contenente vino proveniente appunto dalla penisola iberica, è datata nella seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi siamo nel 730-720 avanti Cristo. Quindi adesso dovrà essere ricostruita perché sono tutti pezzi. Adesso dobbiamo disegnarla, fotografarla e poi verrà, se lo merita, verrà esposta, e se no viene citata e pubblicata in un contributo, nella relazione degli scatti. Questa è ceramica nuragica però. Ceramica nuragica che ci dimostra come... Sì, nuragica, pre-nuragica questa qua certamente, ceramica Ozieri questa qua, E questa è una ceramica che ci dimostra come il luogo fosse frequentato grazie alla presenza dell'acqua fin da tempi molto ma molto antichi, fin dal terzo millennio avanti Cristo. D'altra parte sarebbe sciocco non pensare che un porto come quello di Sant'Antioco, con questa laguna meravigliosa, non fosse frequentato prima dei Fenici. Era certamente un paradiso frequentatissimo da popolazioni locali e da naviganti orientali.